È il 25 novembre del 1960. Siamo nel nord della Repubblica Dominicana. Una jeep sta percorrendo la strada che da Puerto Plata porta verso l'entroterra, verso Salcedo. A un certo punto però, dalla boscaglia che circonda la strada, vicino a un ponte chiamato Marapica, quattro uomini si precipitano nella carreggiata. Armi alla mano, fermano la jeep e obbligano gli occupanti a scendere. Li fanno risalire e poi, puntando la pistola alla tempia dell'autista, gli intimano di cambiare il percorso. Quelli erano agenti del servizio segreto. E le tre donne che vengono fatte salire sul sedile posteriore sono Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal.